cosa è morta? Ingrati, con tutto il bene che ho fatto per la Serenissima. Ero in maggior consiglio già a 25 anni e poi capitano a Vicenza e Verona a risolvere i problemi delle alluvioni dell'Adige e anche podestà a Brescia e infine procurator di San Marco, la più alta carica dopo il Doge. Altro che friulano, sono nato e cresciuto a Venezia e qui, in questa bella villa, venivo quando potevo, in villeggiatura, lontano dai palazzi del potere e dalle zanzare della laguna. Fu un mio antenato, Lodovico I, a metà del 600, a volere la villa. C'era allora già un palazzo al centro delle nostre vastissime proprietà di terre, filande, fornaci e cartiere. Il figlio di Lodovico diede seguito al proposito del padre e dopo di lui altri manin proseguirono l'opera. Nel 1750 circa, la villa, il parco, la piazza con le esedre erano più o meno come li vedete oggi. O meglio, il parco era allora un luogo di meraviglie, di cui rimane ora solo qualche traccia. Insomma, la villa non era più solo il centro di amministrazione di terreni e proprietà, ma era diventata soprattutto un luogo di amenità, di rappresentanza, di fasto. Ma vi dirò una gran verità. Avvicinatevi. Io il doge non lo volevo fare. Avevo già capito tutto. Avevo capito che il futuro sarebbe stato fosco e che Venezia, ormai economicamente e militarmente debole, non avrebbe retto l'urto in una guerra tra le potenze europee. I patrizi di Venezia non erano più gli abili condottieri e commercianti d'un tempo, ma erano diventati dei ramolliti proprietari di ville e palazzi, la cui unica occupazione erano battute di caccia, feste e banchetti. A quel punto ci mancava solo la rivoluzione francese. Con questo giovane Bonaparte, arrogante, presuntuoso, in un baleno è arrivato a Marghera con i suoi straccioni armati. E io? Cosa potevo fare? Sì, la Serenissima aveva ancora 3 milioni di sudditi, dalla Lombardia al Veneto, dal Friuli all'Istria, dalla Dalmazia all'Albania e le isole dell'Egeo, ma ormai intrigo e corruzione regnavano a tutti i livelli. Quando è arrivato l'ultimatum di Bonaparte, al maggior consiglio non c'era neanche il numero legale per poter votare e dovevamo decidere la fine della Serenissima. Dopo aver abdicato, mi sono ritirato a vita privata, nel palazzo di famiglia vicino al ponte di Rialto. E ho pensato solo a fare del bene ai poveri di Venezia, anche dopo la mia morte, con i soldi del testamento. Ma ancora, se andavo a passeggio per Cannareggio, mi insultavano, mi sputavano, mi accusavano di aver venduto Venezia. Io, che ho resistito anche a minacce di morte di Bonaparte e dei suoi, che mi volevano a capo di un governo fantoccio sotto le loro bandiere. Agli ambasciatori di Napoleone ho detto con fermezza: i francesi sono padroni della mia vita, ma della mia religione e del mio onore è padrone solo il Dio. Ma voglio